Presidente, il Martinsicuro probabilmente è stata la squadra migliore vista qui al Fadini, nonostante tutto esce sconfitta 3-0, ma il Giulianova nel secondo tempo è stata una squadra che ha confermato di meritare assolutamente la vetta della classifica, tripletta di Di Paolo, ma un plauso anche al tecnico Piccioni che ha azzeccato tutte le mosse. Sì, no, faccio i complimenti al Martinsicuro che è un ottimo allenatore, che è anche un carissimo amico, la squadra gioca molto bene. Niente, noi venivamo dalla battaglia di Chieti, quindi è normale che nel primo tempo abbiamo un attimino accusato le energie spese a Chieti, però poi i ragazzi nel secondo tempo come sempre hanno dato tutto e il mister è stato bravissimo, aveva già impostato le sostituzioni. Oramai la nostra è una macchina rodata che partita dopo partita si esprime sempre meglio. Lei è stato uno di quelli che ha difeso a spada tratta mister Piccioni, infatti le hanno dato ragione perché oggi Piccioni, ma anche contro il Capistrello, le ultime gare ha dimostrato di essere un allenatore che merita il Giulianova. Ma sì, che dire, Attilio è un uomo della società, è il primo che ci tiene a questa società, a questa squadra, a questa città, ha giocato col Giulianova, quindi è normale che poi quando non si ottengono risultati il primo che va in contestazione è l'allenatore, però Attilio è un uomo di calcio, è un allenatore che ha vinto queste categorie, è un giocatore che ha giocato nei professionisti e quindi che dire, bisogna avere un attimino di pazienza e riportiamo il Giulianova dove gli compete. Di Paolo, allora ti sei portato a casa il pallone? Sì, sono molto contento per i 3 gol, ma soprattutto per la vittoria. Era importante continuare a vincere dopo le buone prestazioni che avevamo fatto nelle partite precedenti e quindi va bene così, sono contento. Cosa ti ha detto il mister al momento dell'ingresso? No, niente, avevamo parlato prima della partita e mi ha detto di tenermi pronto se entravo in campo e ho fatto quello che dovevo fare. E secondo te questo è il miglior Giulianova della stagione, visto oggi? Beh, oggi sicuramente abbiamo fatto una grande partita, ma ricordo anche buone prestazioni come a Spoltore e anche altre partite, quindi dobbiamo continuare su questa strada perché sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo e magari alla fine dell'anno festeggiare tutti insieme.